di edizione in edizione si è battuto il record. 3.500 atleti in gara quest'anno contro i 700 del 2002, proprio mentre Cremona è città europea dello sport. La 12ª maratonina è già una scommessa vinta, nei numeri ma non solo. Sono tante le novità che domenica aspettano i nastri di partenza agli atleti arrivati da tutta Italia per la competizione. Riportiamo a Cremona, alla distanza soltanto di 2 anni, il campionato italiano assoluto. Questo vuol dire che FIDAL Roma, la federazione, ha estremamente fiducia nella nostra organizzazione. E in più abbiamo, per la prima volta si correrà in Italia questo incontro internazionale tra Italia, Francia e Svizzera, perché purtroppo Turchia non potrà essere presente per motivi interni loro. Ci sarà un under 23 sulla mezza, sia per i ragazzi che per le ragazze, e una 10 km che partirà in contemporanea per gli junior uomini e donne. E poi sarà stilata una classifica a squadre. 21,097 km del percorso gara, che si disputerà anche fuori dal centro storico, ma che vedrà i due momenti salienti della competizione, la partenza e l'arrivo, andare in scena all'ombra della splendida piazza del Comune e del Torrazzo. Ecco, c'è praticamente la partenza, che è qua dietro al Duomo, ecco, dietro la nostra cattedrale, e fa tutto il giro fino al battaglione, villetta, adesso non sto a descrivere tutto quanto. C'è praticamente una parte che poi arriva fino in via Boschetto e poi va in via Bergamo fino poi a ritornare sul viale Po. Ecco, comunque sicuramente un percorso, diciamo così, che permette di potersi organizzare anche prima, qualora servisse di usare la macchina il giorno dopo per i cittadini che abitano in questo circuito. Ecco. La maratonina è sport, competizione, ma anche tanta solidarietà. A incominciare dalla macchina di oltre 300 volontari, che consentirà il regolare svolgimento della corsa, per poi finire con il ricavato dell'edizione, che anche quest'anno sarà devoluto all'associazione Credo. Tutto questo si aggiungerà ai 100.000 euro già consegnati nelle passate edizioni.